Nuova puntata di Sound Music. Benvenuti da Daniela Di Cosola. Anche questa settimana la crew di Sound Music è andata in giro per la Puglia alla ricerca dei protagonisti della nostra nightlife. Infatti abbiamo in serbo per voi una serie di interviste. Vi anticipo giusto qualche nome: il DJ producer Jamie Lewis e poi un grande personaggio italiano, Jerry Calà. Quindi mettetevi comodi, state con noi, iniziamo! Prima sorpresa per voi, ma anche per noi, abbiamo in studio Federico Scavo. Ciao Federico. Ciao, ciao a tutti, ciao. Come stai? Bah, molto bene, reduce da tour in giro per il mondo, però tutta la grande, in forma. DJ, producer e mixer ormai di fama mondiale. Eh sì, ci diamo molto da fare, diciamo, questi anni sono fortunatissimi per me, insomma è dal 2011 che sto riscuotendo dei buoni successi in giro per il mondo e quindi questo è il mio appellativo. Siamo molto contenti per grazie. Te. Allora Federico, a me piace andare un po' indietro nel tempo e capire come è nata la tua passione per la musica. Io so che tu sei figlio d'arte perché hai papà era musicista. Sì, mio papà è stato musicista negli anni 60, aveva un gruppo rock e niente, mi ha attaccato questa passione per la musica, tastierista, quindi mi ha fatto crescere a pane e Pink Floyd, cosa che poi si è rilevata nel 2002, questa è una cosa, una scelta di farmi crescere a Pink Floyd giusta, perché nel 2002 ho remixato ufficialmente Another Brick in the Wall con l'autorizzazione di Roger Waters, quindi è stato veramente un bel crescere per me con i Pink Floyd. Quindi diciamo che la tua famiglia ti ha sempre supportato, essendo, voglio dire, comunque pratici del mondo musicale, ti hanno sempre supportato in questa tua carriera musicale. Guarda, supportato e sopportato direi, perché insomma non è facile avere un figlio che a 16-17 anni inizia le prime esperienze musicali, insomma ritorna alle 5, alle 6 di mattina, cioè per una mamma posso capire. Infatti mia mamma non dormiva mai quando doveva rientrare, stava sempre a vedere il letto vuoto, eccetera. È la croce, insomma, di tutte le mamme che hanno i figli, sì, che poi vivono tutti, di notte, lavorano di notte. Senti, arriviamo al 2012 quando esce il tuo primo successo che è Strump, o meglio, molti lo chiamano Strump, ma come si dice? Allora, guarda, questo titolo mi è venuto così perché volevo Trump e la trombetta in inglese, si dice Strump, sì. È questa trombetta strampalata, come la chiamo io, che suona questa melodia spensierata e quindi l'ho chiamata Strump. Quindi è Strump. Come è nato? Diciamo una volta per tutte. È ufficiale, Strump. Come è nato questo pezzo? Allora, guarda, io nel 2012 ho collaborato molto con il Circo Nero, che è questa grande compagnia teatrale, se così si può dire, che si esibisce in discoteca. Esatto. E ho fatto un super mega festival a Rosignano Marittimo a Livorno con 60.000 persone e oltretutto c'è anche un video su YouTube che appunto far vedere le gesta di questo evento fantastico, e ho voluto fare una traccia che riprendesse un po' il circo, questa cosa un po' circense, e ho voluto fare una traccia molto spensierata e minimale, cioè questa trombetta che fa questa melodia è una ritmica molto essenziale. Ho detto o la va o la spacca e penso che abbia spaccato. E poi ti entra nel cervello, cioè è martellante come ritmo, sì, quindi sì, rimane. Sì, 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 sì. E pensa che questa è una melodia che mi è venuta la notte. Praticamente tutte le melodie che faccio, tutte le idee che ho, praticamente grazie al mio telefono che tengo sul comodino, se mi viene qualcosa vado in bagno per non svegliare sia moglie che piccolino, e vado in bagno, mi registro la mia melodia, il giorno dopo vado in studio e la faccio. Quindi Strump è venuta così, proprio spensierata, volevo una cosa molto allegra, divertente, e pensa che l'ho suonata a Miami la prima volta al Winter Music Conference 2012. Appena l'ho messa, le persone mi guardavano così come dire: ma cos'è questo? Io ho detto: ahi, forse un po' esagerato, forse ho fatto una cosa diversa da tutti. Però e invece no, perché poi è diventato un grandissimo successo. Sì, perché secondo me se uno non osa non ottiene mai una cosa diversa dagli altri. E poi grazie anche a Albertino di Radio DJ, insomma, che ci ha creduto in questo pezzo, ha sentito anche lui una cosa molto diversa dalle solite tracce, insomma me l'ha fatto
fatto scoppiare in Italia, disco d'oro in Italia, quindi immagino che risultato. Tu abbia un ottimo rapporto con Albertino. Ottimissimo, guarda, Albertino è un mio mito fin dagli anni 90. Io ha segnato più di una generazione in realtà. Assolutamente. E pensa che ora, nonostante che ci ho lavorato insieme qui a Gallipoli, insomma qui in Puglia, e lo conosco benissimo, vado in studio da lui a DJ, vado in diretta, tutte le volte che gli sono vicino tremo, perché io lo vedo veramente come un mito per l'idolo. Me. Sì, quindi è una cosa, è tanto rispetto. Poi nel 2013 Funky Nassau. Funky Nassau, questa cover degli anni 70 che ho ripreso, ho fatto risuonare tutta, è stato un hit anche questa mondiale, ha fatto oltretutto 30 licenze in tutto il mondo, quindi Giappone, Cina, Nuova Zelanda, è andato molto bene il disco, quindi è stato un passaggio tra Stramp e l'ultima hit e arriviamo ad oggi al 2014 con Balada. Anche questo è un grandissimo successo che poi ha avuto anche fortuna perché è stato legato ai mondiali di calcio del 2014. Guarda, non a caso io il pomeriggio di solito sono in studio e in ufficio a ricercare nuove cose, a farmi venire le idee per fare i progetti. Avevo questo disco che era uscito, cioè praticamente l'avevo fatto circa 3 anni fa, era rimasto nel cassetto e ho detto proviamoci sta carta. Ho mandato questa email a Fatboy Slim, Norman Cook, che stava appunto facendo in quel momento la playlist per una compilation dei mondiali, ecco. E lui mi ha detto: guarda, sembra che sei qui in ufficio da me e stai vedendo a cosa sto lavorando, perché in questo momento sto facendo una playlist di pezzi brasiliani Batucada e mi serve un pezzo del genere per inserirlo in compilation. Io penso che questo lavoro è fatto anche tanta di fortuna. Tanto di fortuna, quando il talento incontra la fortuna. Termine. Vabbè, ci siamo capiti. Insomma, ritornando alla tua esperienza in Siberia, com'è il pubblico lì? È freddo o è allora, anche caloroso come qui in Puglia? Il clima è freddo, però il pubblico è caldissimo. Poi mi piace molto, anche se sono papà e ho una bellissima compagna, devo dire sono molto affascinato da quello che sono le donne in Siberia, perché nonostante sono russe, dove sono stato io a Khabarovsk, siamo a 30 km dalla Cina e quindi prendono questa etnia con i lineamenti orientali e praticamente russe con i lineamenti orientali, quindi ti posso immaginare cosa c'è. Pubblico fantastico e loro lo vedono come un evento, perché ovviamente sono un po' isolati da tutti quelli che sono le grandi città, quindi quando sì. Arriva un DJ per lo più europeo, italiano, lo apprezzano e fanno una festa incredibile. Quindi invece il pubblico pugliese, tu sei stato molto, molto spesso. Lasciamo perdere. Io in tutte le interviste che faccio in giro per il mondo dico che la Puglia, Gallipoli e l'organizzazione Musica e Parole, in quel punto che ci lavoro, è veramente, penso che sia la nuova Ibiza italiana, e non solo la nuova Ibiza italiana, sia un punto di riferimento per il DJing mondiale. Io penso in Europa, dalla programmazione che fate qua in Puglia, penso che abbiano assicurato alla gran lunga anche Ibiza, quindi c'è cultura musicale dal assolutamente punto di vista, sì, scena house. E il pubblico è preparato, non solo quando la situazione turistica d'estate, che insomma viene gente da tutta Europa e Italia, però anche d'inverno quando viene a fare DJ set, le persone sono proprio preparate e aspettano l'artista e lo conoscono benissimo. Questa è la cosa più importante che dà soddisfazione. Beh, siamo molto contenti. E invece per i festival, tu hai partecipato a un sacco di festival, quello che ti ha più emozionato? Allora, devo dire in Polonia ho fatto un festival pazzesco 2 estati fa, perché le date non me le ricordo, no, tutte, vabbè, perché non veramente giro come una trottola, e diciamo il festival più importante del mondo che ho fatto è quello, l'Ultra Music Festival di Miami. L'ho fatto insieme alla Tour Room Records, questa etichetta inglese di Mark Knight, e un'emozione pazzesca perché fa più di 250.000 persone in tutti gli stage. Io ovviamente avevo uno stage house che era un più piccolino, però
c'era sempre l'Ultra Music Festival. La cosa splendida è l'organizzazione. Siamo arrivati dalla baia di Miami, Miami Beach, siamo arrivati in downtown con una barca, con uno yacht, e i camerini, era un mega yacht da 150 metri e ognuno aveva il suo camerino. Ero insieme a Nervo, Swedish House Mafia, insomma un sacco di artisti big a livello mondiale, c'era Skrillex, insomma. Era la vita che sognavi da bambino? Sì, era la vita che sognavo da bambino, però credimi che non è che non ci ho mai creduto, però ho detto ok, abbiamo raggiunto questo risultato, cerchiamo di raggiungere uno step successivo, senza vedere sempre il top, perché ancora il top ci deve arrivare. Sono sulla buona strada, però di strada ce n'è ancora da fare, quindi... Progetti futuri? Che cosa c'è in cantiere? Allora, ti posso dire che c'è questa grande cosa con questo grande nome italiano, come ti ho detto prima, però diciamo che tutte le settimane io entro in studio e faccio una cosa nuova. Quindi fra remix e produzioni faccio all'incirca 15-20 produzioni l'anno. Io mi organizzo così, faccio delle cose club con Tour Room Records, altre label di profilo, la X Records di Steve Angello, e poi 3 o 4 produzioni l'anno cerco di fare delle cose più mainstream, tipo balada, Funky Nassau, Strump, sì. Cose che mi avvicinano un po' più al grande pubblico. Però la mia anima è sempre house e cerco di fare sempre delle tracce inerenti al mio stile. Certo che sei un po' eclettico, abbiamo parlato prima, ti piace un faccio po', sì. Sì. Sperimentare forse. Sì, poi durante il mio set metto anche della musica classica che a volte sì, a volte prende bene, a volte prende male, però dai. Guarda, al 90% riesco anche quando veramente sono presi, quando hai un feeling con il pubblico puoi fare quello che vuoi. Capiscano al volo. Federico, è stata una bellissima chiacchierata. Noi grazie, ti ringraziamo. Ti chiedo un saluto per tutti gli amici di Sound Music. Un saluto a tutti gli amici di Sound Music. Ci vediamo in Puglia e in giro per l'Italia. Ciao a tutti. Grazie, Federico. Grazie a voi. Ciao.